Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi è martedì e quindi benvenuti in una nuova reaction. Per prima cosa ci tenevo a scusarmi tantissimo perché domenica non è uscito un video, solamente che sabato ho avuto un evento, venerdì e giovedì sono stato impegnatissimo e quindi non ce l'ho fatta a montarlo. Per questo motivo il video dell'altro ieri è stato riprogrammato per domenica prossima. Mi raccomando, guardatelo perché credo che per tanti di voi potrebbe essere molto interessante. Altra cosa, come vedete ho tagliato i capelli, ho fatto una roba un po' zarra, grande Christian che esprime sempre il tuo estro creativo sui miei capelli. A me piacciono sinceramente, però non giudicatemi, ricresceranno, dai. Ma bando alle ciance, il video a cui reagiremo oggi è uscito quasi 2 settimane fa e mi avete bombardato costantemente di messaggi per tutte queste 2 settimane. Ale, ma perché non hai ancora fatto questa reaction? Quindi oggi ci siamo. Shin Lim è andato al Jimmy Fallon Show, che come l'Ellen Show è uno dei più importanti show in America, se non il più importante secondo me. Poi correggetemi nei commenti se sbaglio. Spero abbia fatto qualcosa di nuovo. Anche in questo caso è stato difficilissimo evitare questo video perché tutti i miei amici me ne parlavano. Spero che sia all'altezza delle aspettative. Ah, visto che l'altra volta mi sono dimenticato di dirlo e mi avete massacrato, cuffie in testa e partiamo. Eccolo qua Jimmy Fallon che dice che oggi ci raggiunge un mago molto talentuoso e giovane, non credo abbia detto, o forse no, che ha vinto NBC Show America's Got Talent. Give it up for Shin Lim. Che modo figo è di dire fategli un applauso, give it up, cioè non è do him an applause, cioè fategli un applauso, give it up, è proprio figo. Vabbè, andiamo avanti, non divaghiamo. Grazie per essere qui. Sei un grande. Sapevo che avresti vinto, lo giuro. L'ho detto da subito. Questo ragazzo ce l'ha. You got it. Sei forte. Hai qualcosa. Hai vinto $1 milione. È una roba figa. Cosa succede? Qual è il piano? Mi piacerebbe avere il mio show in Las Vegas oppure ovunque. Sarebbe figo poter avere un mio show, cavolo. Cioè, il sogno di ogni mago, poter andare nei teatri o io anche solo in un teatro ogni sera a fare il suo spettacolo, tipo Copperfield. Che figata. Prima di andare avanti, voglio dirvi una cosa che mi è venuta in mente. Mi scrivete sempre nei commenti sotto: Male, non stoppare ogni 2 secondi. Non stoppare, che palle. Ragazzi, il fatto è che se io parlo sopra, commento la performance mentre lui va avanti, cioè mi vengono in mente delle cose da dire, le dico mentre lui va avanti, non si capisce assolutamente nulla. Quindi stoppo, faccio le mie considerazioni e poi vado avanti. Se non volete sentire le mie considerazioni e volete guardarvi la performance nuda e cruda, vi lascio il link del video originale nella descrizione, così vi potete anche guardare quello. Ma andiamo avanti. Buona fortuna, verremo a vederti. Hai portato un gioco per noi stasera, sì? Sono coinvolto, ovviamente, perché è il motivo per cui sei seduto qui davanti a me. Hai già fatto qualcosa? Ok, normalmente ti farei scegliere la tua carta preferita o una carta a caso di quella faccia in su, però... Però magari so qual è la tua carta preferita. È molto importante che io non possa vedere la carta in nessun modo, quindi lo facciamo a faccia in basso. Indica una direzione. Qual è la mia preferita? Qual è la tua direzione preferita? Ok, indica una direzione perché lo faremo in modo random. Lì. Sei sicuro? Sì? La tua scelta? Ok, sei contento. Guarda la carta. Ricordala. Ormai questa qua è la sua punchline. Ok, ricorda, perché se te la dimentichi il gioco è finito. La dice in ogni performance. E ride anche. Taglia il mazzo più o meno a metà. Puoi tenere quella metà o vuoi questa? È una scelta tua. My life, my choice. Quindi la mia vita, le mie scelte. Mi è sembrato un po' Danny da Ortiz, Jimmy Fallon. Anche se credo che Jimmy non sappia minimamente chi sia Danny da Ortiz, però me l'ha ricordato. Ora riprendila. Ma no, non la carta, è il mazzetto. Prendi un po' di carte e mettile sotto. E un po' di carte e mettile sul tavolo. Ancora un po', continua, vai avanti. Mi stai insegnando come mescolare. Ancora, un po' giù e un po' sotto. E ti fermi quando vuoi. Ti fermi quando vuoi, ma è comunque una tua scelta. My life, my choice, ancora una volta, la mia vita è la mia scelta. Vuoi fermarti lì? Ok, metti le carte lì. Non ci servono. Ora, quante carte diresti che ci sono in questo mazzetto? Non sono te, non lo so. Mi sono perso un pezzo. Quante ha detto? Shin, 20? I would say 20. Penso siano una ventina. Oh, ce l'ha con queste percentuali. Quindi c'è una possibilità del 40% che la tua carta sia in questo mazzetto.
For the first time, what was your card? Per la prima volta, che carta hai scelto? Va bene se me la dici. A questo punto non posso fare niente. Due di picche. Hai mischiato il mazzo. Hai mischiato quel mazzetto. E io non, comunque non tocco più niente. Saresti sorpreso se il due di picche fosse in quel mazzetto? Sì, beh, comunque 40% di possibilità. Ma ancora queste robe, ma stavolta, raga, allora adesso ho detto, quante possibilità ci sono che il 2 di picche sia in cima? Questa volta l'ha mischiato davvero, cioè dai, allora, gli ha fatto mettere delle carte sotto e delle carte sul tavolo. Mi sto cercando di ricordare in modo lucido, delle carte sotto e delle carte sul tavolo. È mischiato per forza, cioè poteva metterne due in più sotto e due in più sul tavolo, quella lì non era il 2 di picche mai nella vita. Dai, zio! Allora, ho una soluzione. Magari è stata fortuna. Potrebbe essere stata fortuna il fatto che fosse in cima. Questa volta tu tieni tutto il mazzo, fai la stessa cosa. Prendi un po' di carte da sopra, le metti sotto, un po' sul tavolo e ti fermi quando vuoi. Allora, io vi dico, per non svelare, voglio dire solo due parole. Science Friction. Se i maghi in ascolto, che mi stanno ascoltando, credono che la mia ipotesi sia giusta e hanno capito quello che ho detto, scrivetemi se ho ragione. Altrimenti, se non ho ragione, non ho la minima idea di come si faccia. Andiamo avanti. Ok, sei contento? La maggior parte dei maghi a questo punto farebbero salire la tua carta in cima in quel mazzetto, ma io non sono gli altri maghi. Ok, faremo uno step al prossimo livello. Dimmi un numero tra 1 e 15. Dillo. 13. Venerdì 13. Ok, ora conta. 12, 13. Ho detto solo science fiction perché non voglio spiegare troppo ai non maghi, insomma. Andiamo avanti. Lascio il resto delle carte qui. 13 carte qui, ok? Di nuovo. No, questa volta veramente, allora, ha mischiato. Ha preso delle carte a caso lui, ha fatto tutto lui, ha contato 13. Hai pensato un numero che volevi, non rompere. Posizione numero 13. Raga, è l'unica soluzione. Adesso, non so perché, ma non riesco più a godermi i giochi, ma penso alla soluzione, perché dopo l'altra volta, cioè, mi sono sentito anche un po' stupido a non capire il gioco. E quindi sto pensando al metodo e credo che possa essere questo. Sei incredibile. Come cavolo hai fatto? Proviamo un'altra cosa, ancora. Un'ultima cosa, un'ultima cosa. Un gioco semplice, non facciamo niente di complicato. Cosa fa? Dimmi, Jimmy. Vedi il due di picche? Ah, allora credo di aver ragione. No, non lo vede. Quanto è disturbante la sedia che scricchia, no, vabbè, fa niente. Sai cosa è successo quando ci ho soffiato? Guarda nella giacca della tua nella tasca della tua giacca. La tasca interna, no, vabbè, dai. Allora, ok. Allora, il fatto che lui sembra genuinamente sorpreso, o ha fatto un pre-show della Madonna in qualsiasi modo gliel'ha infilata nella tasca, oppure niente, oppure sono d'accordo, non credo però dalla sua reazione, spero di no. Secondo me Jimmy non ne può più e dice, ma dai, bravo, bravo, vai, sei troppo forte, levati e andiamo avanti, e invece no, Shin vuole fargli un altro. Siediti. Non abbiamo finito? Shin, hai capito, la folla applaude. Voglio che tu focalizzi la tua attenzione completamente sul 2 di picche, che a questo punto è già sparito. Ok, ora fumo, sicuro. Lo vedo da come... Ma allora, ok, fighissimo il tatuaggio, vabbè, va bene, l'aveva già fatto da GT, molto bello. Fumo, ok, lo vedo, guarda la bocca così e per forza esce il fumo. Ok, cioè che senso ha che si è in bocca?
cioè, oh, sia yeah, sul per... guarda come trema, emozionato. Grande. Scarico di tensione, lancio della carta e tutti a casa. Sì, ma quando la messa in bocca? Shilling, signore e signori. Grande, ok, ok. Meno male che almeno ha fatto qualcosa di diverso. Sono contento di aver visto una performance diversa. Commento a caldo, anche questa volta è stato bravissimo, ma sfortunatamente non mi sono goduto tanto la magia, perché ripeto, dopo la scorsa volta che mi sono sentito veramente abbastanza stupido riguardando la mia reazione dicendo ma come hai fatto a non capire questa roba, questa volta ho cercato veramente solo il metodo e quindi non ho pensato ad altro che a quello. Per questo motivo mi sento di dirvi che ho capito al 100% come ha fatto tutto quanto fino alla parte finale, anche con la carta in bocca. Poi a confermare la mia ipotesi sarete voi, magari mandatemi un DM su Instagram scrivendomi se pensate che io abbia ragione oppure datemi un'altra soluzione. Non scrivetelo nei commenti perché non voglio che la sezione commenti si intasi di gente che prova a spiegare i giochi. Il mio intento con queste reazioni non è mai stato quello di voler svelare o sminuire le performance degli artisti, ma è semplicemente di darvi il mio punto di vista, il punto di vista di un mago, su questo tipo di performance di altissimo livello. Vi dico una cosa perché voi la sappiate: io leggo sempre tutti quanti i commenti sotto i video, comunque cerco di leggerli tutti, ovviamente qualcuno mi sfugge perché essendo veramente centinaia è impossibile leggerli tutti quanti. Questo per dirvi che se trovo un commento di qualcuno che svela al gioco lo elimino immediatamente, non perché quella persona mi stia antipatica, perché come vi ho detto prima, se uno è veramente interessato compra i libri, compra i DVD e se la studia la magia, non che metto un commento a caso solo per soddisfare la curiosità di qualcuno che ha guardato il video e vuole sapere come si fa. Anche perché queste persone che svelano i giochi nei commenti, questa è una considerazione mia, magari sono quelli che quando sono tra amici si guarda un video di magia e dicono ah sì, io so come ho fatto, ho visto la spiegazione su YouTube, e lo rivelano a tutti quanti, e questa è una cosa sbagliata perché si va a diffondere quello che è un segreto che in realtà non dovrebbe essere diffuso, anche perché il motivo principale per cui uno dovrebbe guardare uno spettacolo di magia è la curiosità e il mistero, e se queste due cose vengono tolte, la magia è finita. Lasciando da parte le mie considerazioni, ci tengo a concludere facendo ancora una volta un grande in bocca al lupo a Shin e i complimenti per aver vinto $1 milione. Per quanto ne so io, questo è l'ultimo video di una performance di Shin esistente sul web, quindi non ne ha fatti altri dopo di questo. Tutto questo percorso delle reaction ai suoi numeri è stato fantastico. Nonostante non ci siano più i suoi video, magari se ne usciranno di nuovi farò la reaction anche a quelli, però le reazioni continueranno comunque ogni martedì, perché credetemi, il web è pienissimo di performance di cui vale la pena fare la reazione. Detto ciò, io vi ricordo di distruggere il tasto descrizione se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Droppate un gigantesco like e il commento qui sotto di oggi che vi chiedo di lasciare è: qual è la performance di Shin che vi è piaciuta di più? Fatemelo sapere perché sono davvero curioso. Ricordatevi sempre, dream big, do bigger. Noi ci vediamo venerdì con un video molto particolare, quindi non perdetevelo. Ciao.